Tra le teorie del complotto che tanto sono apprezzate dall'uomo, una delle più celebri e con apparentemente più successo è quella della Terra piatta. Tutti abbiamo sentito parlare dei terrapiattisti, chi perché si è informato, chi per caso o per meme dell'internet. Ciao, sono Lissandro, parlo di storia poco convenzionale e in questa puntata ho voluto indagare su come mai questa teoria, nonostante diciamo le numerose prove che abbiamo a disposizione sulla sfericità della Terra, continua ad avere dei grandi sostenitori che si ostinano a voler contestare l'ovvio e il dimostrato. Per capirlo, secondo me, era necessario andare a scovare nelle radici di questo mito. Nel medesimo racconto sfatteremo anche un altro mito, perché two is meglio che one, ovvero quello che fino a Colombo, quindi fino al Medioevo, addirittura Copernico e Galileo, tutto il mondo era convinto che la Terra fosse piatta. Ma partiamo dagli albori, rispondendo a una domanda che dovrebbe venirci spontanea, ma che in realtà non ci pensiamo mai troppo spesso, ovvero quando è stato il momento in cui l'uomo ha capito che in realtà la Terra era una palla? Più di 2000 anni fa, in effetti, quindi da parecchio tempo. La Terra fu infatti considerata sfera sin da Platone e Aristotele, quindi siamo fra il 400 e il 300 avanti Cristo. Ad esempio, Platone, nell'opera Timeo, dice testualmente: «Lo mondo torni arrotondato, in forma di sfera che si stende dal centro agli estremi, in modo uguale da ogni parte». Descrizione, insomma, che lascia poco spazio a dubbi. Aristotele ci porta anche delle motivazioni che ci portano a definire la Terra necessariamente sferica. Punto primo, tutti gli elementi pesanti, la terra, la roccia su tutti, cadono verso un centro, quindi vanno a formare una sfera appunto cadendo da ogni lato tridimensionale. Una sorta di legge della gravità primordiale che viene intuita ma che non può essere ovviamente dimostrata a quei tempi. Punto 2. Le eclissi. La forma dell'ombra proiettata sulla Luna durante l'eclissi è tonda, altrimenti si vedrebbe solo una linea se la Terra fosse piatta. Punto 3. In mare chi sale sull'albero maestro è in grado di vedere la Terra in anticipo a differenza di quelli che si trovano sul ponte, ovvero salendo sui punti più alti puoi vedere cose che non vedresti dal basso a causa della curvatura. Eratostene è un altro nome del periodo ellenico che dobbiamo citare perché, oltre a essere a conoscenza come la maggior parte dei sapienti dell'epoca della forma della Terra, era curioso di misurare anche quanto potesse essere grande. L'esperimento che puoi cercare su Google se interessato si chiama metodo di Eratostene, che in breve, per evitare di perdersi in matematicismi, calcolò grazie all'ombra di bastoni conficcati in diverse città che la circonferenza della Terra dovesse misurare 39.700 km, che è incredibilmente vicino al vero valore di 40.041 km. Le fonti su Platone, Aristotele e Eratostene ci permettono quindi di datare il diffondersi, almeno negli ambienti delle persone più acculturate, intorno al V-IV secolo a.C. Degli analfabeti non possiamo sapere perché non abbiamo fonti, ma possiamo immaginare che avessero cose più importanti a cui pensare. Buffo notare comunque che il roasting esisteva già 2500 anni fa, perché Aristotele non si fece nessun problema in alcuni suoi scritti a prendersi beffe di chi, ad esempio tale Senofane, riteneva che la Terra fosse piatta. Se vogliamo toglierci però una curiosità, perché nonostante, come abbiamo capito, furono molto perspicaci ma non sapevano della legge di gravità, avevano sì il pensiero che la Terra fosse tonda ma abitata solamente nella parte superiore, perché non si immaginavano delle persone che magari potessero vivere con i piedi all'insù e la testa all'ingiù, o al contrario addirittura i piedi all'insù e la testa all'ingiù verso la superficie terrestre. Anche se in realtà queste erano più le proposte di alcuni pochi personaggi isolati, come tale Lattanzio, che era un sostenitore della Terra piatta, che era uno studioso, diciamo, di epoca romana, e appunto provocava i sostenitori della sfericità con questo tipo di teorie, ecco. Va detto che Lattanzio al suo tempo non era considerato praticamente da nessuno, ma che purtroppo, come vedremo più avanti, verrà in realtà strumentalizzato per far credere che il suo pensiero fosse in realtà quello della maggioranza delle persone. Per non dilungarmi troppo, vi dirò che le conoscenze acquisite dal mondo greco verranno studiate, tramandate da centinaia di eruditi nel corso dei secoli successivi, che circoleranno in tutto il mondo mediterraneo. Giusto per non fare un saltone temporale troppo brusco, citiamo anche Macrobio, filosofo del 300 d.C., i cui scritti verranno letti anche durante tutto il Medioevo e che comprendono studi sulle eclissi, sulla volta celeste, sulle zone climatiche del mondo, che viene diviso in zone fredde, inospitali, temperate e tropicali. La cosa importante è che ciò che emerge dalle fonti è che i sostenitori di una Terra piatta sono sempre stati una minoranza. Non hanno mai portato una tesi unanime e sostitutiva a quella appunto di una terra tonda e non sono mai riusciti veramente a influenzare la maggioranza delle persone letterate, degli scienziati e degli eruditi del tempo. Durante il periodo che oscilla fra il VII e VIII secolo fino al Medioevo dobbiamo ringraziare anche e soprattutto la scienza araba che si è occupata di tradurre e tramandare il sapere degli antichi greci, aggiungendo altre prove della sfericità della Terra, come quella dell'astronomo Al-Farghani, che sottolineava come Sole e Luna
e gli altri astri non sorgono e tramontano nello stesso momento per tutti gli abitanti della Terra. Nel mondo occidentale, dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente, la diffusione della cultura subisce una piccola battuta d'arresto, anche se in realtà non si ferma mai per davvero, perché alcuni eruditi latini continuano a lavorare perché venga tramandata appunto questa conoscenza classica sulla scienza e sull'astronomia. Questo database della Chiesa unito agli scritti arabi diventerà poi la base fondamentale dell'astronomia di epoca medievale. Arrivati in questo percorso alla tappa dell'oscuro medioevo, vediamo qual era il sapere che veniva insegnato all'università. La miglior prova per dimostrare come i letterati dessero per assodata la tondaggine della Terra è un testo fondamentale, quello scritto da Johannes Hollywood o Giovanni Sacrobosco. Parlo del Tractatus de Sphaera del 1240, un manuale che era una sintesi dell'astronomia greco-araba e che a partire da metà del XIII secolo fu utilizzato da tutte le più grandi università d'Europa per almeno 4 secoli per insegnare a tutti la stessa cosa, che la Terra è un globo. Oltre a riprendere tutte le tesi che abbiamo già analizzato in precedenza, Sacrobosco anticipa anche alcune possibili obiezioni. Se la Terra sembra piatta agli occhi degli uomini, ciò avviene a causa della vastità di essa. Assunto del Medioevo sanno che la Terra è tonda e sanno pure dimostrarlo. E quindi non c'è alcun motivo di aspettare la scoperta dell'America di Colombo o le teorie di Galileo per portare la fiamma della conoscenza agli ignoranti dell'epoca buia. Il piano di Colombo è una prova di per sé che la sfericità era data per certa, infatti il navigatore sapeva di raggiungere le Indie andando verso occidente. Non sapeva però che in mezzo c'era l'America, ma quella è un'altra questione. Se secondo gli uomini del tempo la Terra fosse stata piatta, non ci sarebbe stata neanche questa pensata, perché avrebbero detto tanto l'unico modo per arrivare alle Indie è verso est. La questione che verterà invece intorno a Galileo non sarà mai sulla forma della Terra, ma sul fatto che sulla scia di Copernico toglierà il ruolo della Terra da centro dell'universo e ci metterà il Sole. Verità, quella sì che poteva essere un po' scomoda ad una chiesa che vedeva il mondo come opera massima di Dio. E aggiungerà pure che la Terra girava su se stessa. Quindi due scoperte così erano forse troppo solo in una volta. Quella di Magellano invece sarà solo la prima di decine e decine di circumnavigazioni intorno al mondo che dimostrano la rotondità della Terra. Drake, Dampier, Cook, solo per citarne alcuni, li vedo tutti a scomparire e riapparire dai lati del mondo come dei Pac-Man. Ma allora come si è formato questo mito di un medioevo ignorante che perpetua l'idea di una Terra piatta? È stata l'opera dell'Illuminismo, penso un po', che nella volontà di screditare il mondo del passato, no? Aveva la censura, era ignorante, di una chiesa oscurantista, ergendosi come epoca dei lumi e del risveglio, probabilmente ha esagerato un pochino con le critiche verso la sua ex. Viene completamente riesumato quell'attanzio di cui abbiamo parlato prima, uno dei pochissimi sostenitori della Terra piatta, come abbiamo detto, e che viene usato come il famoso filo d'erba per fare un intero fascio. Quindi per dire che tutta la Chiesa, perché l'attanzio era un uomo di Chiesa, era terrapiattista, ma cosa che abbiamo visto non essere vera. Voltaire è stato uno dei più influenti che volontariamente o meno ha creato questa nuova verità storica. Picchia duro sul creare questa immagine, come detto, di cristianesimo superstizioso, fanatico e credulone, e usa l'attanzio come esempio, facendo passare che la Chiesa avesse imposto a tutti gli uomini che fossero contadini, uomini scienziati, uomini di lettere, l'idea che la Terra fosse piatta. E sappiamo quanta influenza avrà Voltaire nella rivoluzione culturale europea. In questo nuovo modo di vedere il passato butta altra benzina sul fuoco lo scrittore americano Washington Irving, con un'opera dedicata a Colombo, ergendolo a eroe della scienza, visionario che mentre tutti dicevano che la Terra era piatta, lui dimostrò invece che era tonda scoprendo l'America. Episodio manipolato del Consiglio di Salamanca, dove appunto Cristoforo presentò il suo piano. Galileo è l'altro grande personaggio che viene eretto a eroe della luce, altro uomo a cui è stata arbitrariamente associata la scoperta della Terra tonda, sempre per evidenti interessi di rottura con un passato scomodo. Insomma, Colombo e Galileo sono stati scelti come i precursori dell'illuminismo, della scienza, del positivismo, simboli di un mondo che doveva dare un taglio netto col passato, perché il mondo nuovo aveva bisogno di nuove grandi storie, di grandi eroi, ogni tanto anche a costo di chiudere un occhio e creando così verità parallele. Il problema è che questa scelta avrà delle ripercussioni nel futuro non indifferenti, considerando che alcuni testi scolastici, anche nel Novecento, continueranno ad attribuire a Colombo una volta, a Galileo l'altro, la scoperta di una Terra tonda. E scommetto, se andassimo a chiedere per strada in quelle interviste che fanno i grandi youtubers, probabilmente non riceveremmo risposte molto diverse, perché probabilmente si è creata, no, una di quelle conoscenze condivise, ma su quali mai uno realmente si è andato a documentare.
Bene, ora che abbiamo smantellato il mito della Terra piatta nel Medioevo, passiamo all'altro argomento, quello che contempla il terrapiattismo, e andiamo a cercare di capire come mai, da dove è nato e come mai sia ancora vivo e vegeto. Chi ha visto qualcosa sui terrapiattisti magari saprà che loro pensano che la Terra è sto disco nello spazio a cui margini ci sono le montagne di ghiaccio o i giganti. Ma chi ha avuto tutta questa bella fantasia? Quando vi parlo dei danni collaterali dell'illuminismo, ecco, questo è il caso. Un autodidatta inglese, tale Samuel Rowbotham, vide probabilmente nel falso terrapiattismo medievale una propria lettura della vera verità. Col soprannome Parallax pubblicò nel 1864 The Aesthetic Astronomy, The Earth is not a Globe. Da lì, apriticielo, pian piano escono dei seguaci di questo tizio che iniziano a prendere la lettera dei passi biblici e interpretarli a loro comodo come prova della forma piatta della Terra e fondano la Universal The Aesthetic Society. Iniziano a fare degli esperimenti fra di loro dove tutti si dicono bravissimo, mica è proprio così, ci hai proprio beccato. Degli esperimenti appunto per provare la piattitudine della Terra. Questa cosca di rimbambiti resisterà fino ai primi del Novecento, quando ci sarà purtroppo qualcos'altro a cui pensare. Ma in Inghilterra la birra scorse a fiumi dopo la fine del secondo conflitto mondiale, in concomitanza con lo sbarco sulla Luna e le relative foto che provavano finalmente una volta per tutte la forma della Terra, alcuni eruditi e guidati da tale Samuel Shenton fondano la Flat Earth Society, dando inizio a tutta la storia delle foto finte, set cinematografiche, eccetera. E creano forse anche la prima e vera teoria del complotto moderna di successo. Negli anni 70 tutto questo bel mappazzone non poteva che finire nelle mani di qualche bel americano, nello specifico un texano, Charles Johnson, che per dare quello sprint di lungimiranza alla teoria ci butta dentro tanta di quella roba che adesso non ho voglia neanche di parlarne, perché mi verrebbe solo la rabbia e il mal di testa. Comunque diciamo che andrà contro tutta quella che è la scienza consolidata quasi nel suo intero. Insomma, si è iniziato a gettare esche un po' ovunque a pescare ogni tipo di pesce del lago. Lo stesso lago che usavano come prova per dimostrare questo complotto massonico mondiale della Terra a palla, dicendo che se la Terra è una sfera, allora la superficie di una grande massa d'acqua deve essere curva. Johnson ha controllato personalmente le superfici dei laghi Tao e Salton senza trovare alcuna curvatura. Tutto però sarebbe finito a cavallo del nuovo millennio con l'incendio della sede e la morte del suo presidente, se non fosse che la nascita di Internet ha dato, come dire, un'ultima speranza di sopravvivenza a queste teorie. Dal 2009 infatti è presente e visitabile il sito della Flat Earth Society, dove ci si può anche iscrivere volendo, insomma, io ve la butto lì, poi voi fate. Noi in Italia come al solito arriviamo un pochino in ritardo, ma quando arriviamo picchiamo duro. A partire dagli anni 2010, infatti, hanno iniziato ad emergere piccoli gruppi di guerrieri della verità, di teorici della cospirazione che organizzano incontri, diffondono teorie sulla Terra piatta, insomma, siamo capiti. Tra il 2018 e il 2019 hanno organizzato diversi incontri a Palermo, Sicilia, con un biglietto d'ingresso di 20 euro e, insomma, per questo ripescatevi i video delle Iene. Il problema della diffusione di fake news e contenuti discutibili in realtà è molto più vasto e lo conosciamo. Nell'era dell'informazione, la disponibilità di tecnologie di comunicazione e social media come YouTube, Facebook, Twitter hanno reso facile per individui, famosi o meno, diffondere disinformazione e attrarre altri verso idee errate, o addirittura lo fanno apposta per interessi personali o per fare soldi. Inoltre i social media hanno avuto anche un effetto livellante, nel senso che gli esperti dei propri campi hanno molta meno influenza sulla mente del pubblico rispetto al passato, perché appunto queste persone si informano su internet e pensano che qualsiasi cosa trovano sia verità. La cosa che io trovo molto buffa di tutto questo è che i terrapiattisti basano praticamente la loro teoria sul fatto che l'illuminismo abbia in realtà creato una fake news dicendo che la Terra fosse sfera per nascondere la verità, che era quella biblica, cioè quella della Terra piatta. Quindi qua ribaltiamo praticamente la questione di Voltaire, cioè Voltaire ha detto la fake news che nel Medioevo pensavano che la Terra fosse piatta e che i grandi luminari hanno trovato che fosse tonda. Invece i terrapiattisti, appunto, come abbiamo visto, hanno fatto questa specie di reverse trolling. Peccato che abbiamo proprio visto che è stata proprio la Chiesa per la maggior parte della sua storia a difendere, a tramandare l'idea di una Terra tonda. Quindi autoconvincersi è bene, ma informarsi è meglio. Concludo con una citazione di Umberto Eco che calza a pennello. I falsi racconti sono innanzitutto racconti, e racconti, come i miti, sono sempre persuasivi.